Un volume racconta i 50 anni di storia di Psichiatria Democratica, la società fondata da Franco Basaglia, protagonista della riforma della disciplina psichiatrica in Italia, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il libro si intitola Psichiatria Democratica, 50 anni straordinari, 100 voci a narrare di salute mentale, libertà ed eguaglianza, ed è curato dallo psichiatra Emilio Lupo. Credo che Basaglia sia stata una figura fondamentale per la cultura del nostro paese, perché credo che non abbia rinnovato solo la salute mentale, credo che abbia introdotto nuovi strumenti di riflessione che non riguardano lo specifico della psichiatria. Il libro ripercorre le tappe del movimento che ha portato all'approvazione della legge Basaglia nel 1978 e alla chiusura dei manicomi, insieme ai momenti più importanti di una lunga stagione di battaglie per la tutela dei diritti delle persone che vivono in condizioni di disagio psicologico e psichiatrico. Noi siamo partiti con i manicomi, abbiamo attraversato una psichiatria arida e senza futuro. Siamo arrivati a una salute mentale di comunità. Il territorio resta centrale, non ci sono scorciatoie né ci sono altri modi di poter intendere la salute mentale se non questa basata sui servizi di salute mentale sul territorio. Ovviamente questo significa risorse, significa servizi attivi nelle 24 ore, significa continuare questo lungo percorso.